Un concerto in salotto è fra le prelibatezze della settimana della musica di Tallinn, in cui 205 artisti provenienti da 26 paesi si sono dati appuntamento in questi giorni. Oltre al programma ufficiale, i talenti in pista si dedicano a presentazioni estemporanee in diversi luoghi cittadini. Così c'è chi apre la sua casa o il suo negozio. La musica è nel DNA degli estoni, assicura la direttrice del festival. Tutti conoscono la rivoluzione cantata e di come la musica abbia svolto un ruolo centrale nella nostra storia durante i secoli. La gente che celebra le sue feste, gli anniversari, le nascite, le notti di mezz'estate lo fa cantando. La rivoluzione cantata richiama gli eventi compresi fra il 1987 e il 91 legati al ritorno dell'indipendenza nelle nazioni baltiche. Un mix di tradizione estone e musica moderna per l'artista Ingrid Lucas. Tutto è dentro di me. Sono nata in Estonia, dove sono le mie radici. La parte moderna viene dal mio batterista e dalla città in cui vivo, Zurigo. Io cerco di fondere natura, tradizione e urbano. Il suo terzo album, Demi Monde, è in distribuzione. Il violoncellista belga Brendan Jan Walsh viene invece a dimostrare che la musica classica è in realtà grande musica da ballo. Siamo giovani, ci godiamo questo tipo di musica, ma lo facciamo a modo nostro. Allora non andiamo nelle sale da concerto dove ci sono soltanto persone in grigio che si domandano dove hanno comprato il profumo. Noi siamo la festa. La combinazione fra vita e la musica, l'abilità del DJ, le luci, tutto diventa una festa anche grazie alla musica classica. Abitualmente ci descriviamo come arena pop band. Abbiamo canzoni pop e il gran finale con musiche esplosive, piene di simboli e rockiness. Spiega Nina Knudsen per descrivere il sound euforico della band Hurricane Love. Il loro singolo di debutto è Nowhere to Go. Il sestetto di Malmo è costantemente in tour e stanno per distribuire la loro prima incisione. Maria Nutt è violinista e cantante estone. Sola sul palco se ne intende di violino ed elettronica, tenendo in mente anche i canti tradizionali. Opera con vecchie registrazioni d'archivio. Ho iniziato trovando questi archivi di registrazioni, ho sentito per la prima volta la musica estone, mi ha stupito questo suono, mi sembrava di non aver mai sentito nulla di simile e allo stesso tempo era così naturale, logico, bello. Così ho cominciato a lavorare. La Nutt inciderà presto il suo secondo album ed è in tournée quest'estate.